50 anni dall'alluvione, Unicop Firenze propone una riflessione sul fiume Arno e lo fa con un progetto ad ampio respiro. Scopriamolo insieme. Allora cos'è questo Arno 2016? Eh, Arno 2016 è un pezzo del nostro fare in questi ultimi anni, è strettamente collegato a ciò che abbiamo fatto sul Battistero, a ciò che stiamo facendo sulla Crusca. Lavoriamo per sviluppare identità attraverso la partecipazione e usiamo dei luoghi che sono i luoghi simboli del nostro essere cittadini di questa regione o di questa città. Il battistero per certi aspetti era un'identità legata alle pietre, ai monumenti. La Crusca è un luogo dove si sviluppa la lingua italiana. L'Arno è una dorsale che parte da molte falterone attraversando tutta la provincia d'Arezzo e la differenza è quella di Pisa che sono poi i luoghi anche del nostro essere cooperativa. Allora, l'idea è utilizzare questi luoghi per una riflessione che ha come obiettivo la partecipazione popolare. L'alluvione è stata come dire una, un taglio netto fra un luogo della, della socialità, della partecipazione, a un luogo della paura. Ecco, sono passati 50 anni, l'Arno sta un po' recuperando grazie agli interventi sulla sicurezza, anche una funzione sociale, le barche in Arno, tanta gente che ci pesca, le attività che riprendono. Allora, noi vorremmo che i toscani ci raccontassero cos'è l'Arno oggi per loro, in una grande partecipazione popolare: fotografie, racconti, storie, per fare poi un grande contenitore che restituisca ai cittadini il pensiero delle Toscane sull'Arno, con mostre, festival, convegni. E quindi, rispetto a questo, una grande azione popolare di partecipazione per raccontare cos'è oggi l'Arno a distanza di 50 anni dall'alluvione. Questo è l'obiettivo nostro. E dalla società Canottieri che questa settimana ci ospita, noi adesso passiamo a Ripoli nel prossimo servizio. Stagione Nuova, Vita Nuova. Qual è il segreto per fare una buona schiacciata alla pala? È capire quando è pronta sulla levitazione e poi bisogna stenderla tutta omogenea per evitare che diventi troppo secca nelle parti centrali della schiacciata. E è pronta da fumare. 15 minuti di cottura ed è pronta. Come ogni giorno, dal forno esce la schiacciata fumante. È una delle novità per il supermercato di bagno a Ripoli, alle porte del Chianti fiorentino, che dopo 17 anni di vita ha una nuova veste. Adesso indossa l'insegna Cop Fi. Niente più ingorghi di carrelli. Il negozio, che da lavoro a 50 persone, si fa più spazioso per permettere a tutti di fare la spesa in tranquillità. Abbiamo. Ha aumentato le superfici di vendita senza aumentare la superficie di vendita, siamo stati diciamo, dei maghi perché dando soltanto eh, più spazio fra i reparti eh, freschissimi, i reparti industriali, abbiamo fatto sì che eh, la sensazione dei clienti fosse quella di aver allargato il negozio in maniera spropositata. Diciamo. Ecco, adesso veramente si fa la spesa a Bagnarripoli. Come succede per i tanti punti vendita ristrutturati da Unicop Firenze, attenzione ai freschi: con una grande piazza per scegliere frutta e verdura. I prodotti locali sono segnalati e le proposte biologiche hanno un'area dedicata. Rossi toscani, bianchi del nord Italia e una selezione delle migliori etichette. A pochi passi dall'ingresso c'è la nuova cantina. La pescheria invece ha traslocato accanto alla macelleria. Per oggi di pesce vi consiglio i calamari dell'arcipelago toscano ripieni. Ve li puliamo. Noi e poi dentro ci mettete la testa del calamaro, la mollica di pane bagnata nel latte, aglio e prezzemolo, non c'è niente di più semplice. In forno a 180 gradi, in media una decina di minuti. Pronti? Novità anche per Fido e Micio: con i distributori fai da te di pet food, i croccantini sono sfusi per risparmiare denaro e usare meno imballaggi. Il supermercato di oggi è sempre più attento all'ambiente: con l'arrivo di illuminazione LED e banchi e frigo chiusi per evitare la dispersione di freddo. Unicopi Firenze ha fatto un grosso investimento eh, facendo su questo supermercato eh, l'inserimento di una centrale eh, a CO2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri frigoriferi non, sono, oh, non viene più generato il freddo con il, eh, con il vecchio gas Freon, ma bensì con eh, anidride carbonica. Il nuovo look è dentro e fuori. Il restyling del supermercato Copfi di Bagno a Ripoli ha interessato anche il parcheggio di superficie e quello sotterraneo. Assessore, come location non è male? è una location bellissima io ho avuto modo di vederla alcune volte anche dalla notte, è veramente suggestiva e mi auguro davvero che questa iniziativa Unihop serva a far conoscere questa prospettiva dal fiume di Firenze a tanti, a tante persone quindi sarà un'occasione importante come dobbiamo salutarla un'iniziativa come questa? Ma, come un'iniziativa che parte dalla memoria, quindi dal ricordo, perché la memoria è la nostra identità, quindi non dobbiamo mai dimenticarla, ma guarda al futuro, ecco, in una prospettiva di riscoperta e anche di grandi opportunità. Eh, quindi, davvero un ponte tra il passato e il futuro, eh, che deve pensare al fiume come a un luogo di opportunità e di incontro. Un'iniziativa molto interessante da più punti di vista, dal punto di vista storico, da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista sociale perché si prospetta un grande coinvolgimento delle persone. Eh, qui si tratta di un'operazione culturale di rilievo, eh, la raccolta di memorie fotografiche, scritte, orali eh, che evidenziano e trasmettono quel che è il rapporto tra l'uomo e l'arno, tra le comunità che stando lungo l'arno ne hanno subiti i rischi eh, ma anche eh, le delizie perché è comunque un grande eh, fiume, uno straordinario corso d'acqua che ha permesso. Eh, a tante famiglie anche di, di potersi eh, sfamare e, e di poter lavorare eh, attraverso lo sfruttamento appunto, di questo, di questo eh, percorso. E poi, come regione, ci abbiniamo eh, volentieri eh, questo nostro grande progetto che stiamo portando avanti assieme ai comuni. Che si snodano lungo il tracciato, vale a dire quello della realizzazione della ciclopista dell'Arno, che sarà un'opportunità in più per vivere e per scoprire questo fiume e per, e per renderlo ancora maggiormente attrattivo dal punto di vista turistico. E prima di separarci ancora una volta dall'Arno, titoli del prossimo servizio: il carcere di Volterra per Tuntù. Questo ha disegnato il nostro compagno e poi abbiamo scelto noi di lavorare con ago filo. È una scelta libera e liberamente che abbiamo lavorato e ci fa molto piacere. Tovagliette all'americana con un volto e una storia arrivano dal carcere di Volterra. 160 detenuti nella pancia della fortezza medicea. Tra loro, una settantina lavora a turno nella sartoria attiva da decenni dietro le sbarre. Realizzano prodotti per gli altri istituti penitenziari come tute da lavoro e pigiami, oltre a creazioni di artigianato. Sono riuscito a fare un qualcosa di, qualcosa di buono, qualcosa che qualcuno metterà un qualcosa che lui, qualcuno toccherà, un qualcosa che sarà portato nelle case fuori. Sono belle esperienze, anche uno arricchisce diciamo, il suo bagaglio culturale, anche come, anche come mestiere stesso, perché è un mestiere in più che uno aggiunge nel suo cammino. A metà dicembre, 150 tovagliette per la colazione con il marchio Tum-Tum, la collezione del cuore, arriveranno nelle 18 sezioni soci di Unicop Firenze che aderiscono al progetto. In Mezza Toscana, una squadra di volontari sta realizzando a mano pezzi unici. Sarà possibile acquistarli donando un contributo ai progetti di solidarietà della fondazione Il Cuore si scioglie. Volterra è un caso speciale. La sezione soci fornisce la stoffa e dà un contributo al carcere, mentre i detenuti ci mettono la creatività, disegnano i ritratti per poi trasferirli sul tessuto. Essere impegnato in carcere ti dà la possibilità di riflettere e collaborare col tuo passato. Io posso dire che questi due anni trascorsi qua, che mi hanno dato la possibilità di riflessione, se sono oggi in questo punto delle mie riflessioni posso ringraziare questo, questo posto. Che sono impegnato, impegnando ce l'hai tutta la possibilità. Dare il senso al tuo tempo di trascorrere qua. La casa di reclusione di Volterra è considerata un modello. Ospita attività teatrali, sportive e lavorative. Se un detenuto sta 24 ore o comunque 12 ore chiuso in una cella è una cosa. Se è impegnato... In varie attività, la scuola, il lavoro, eh, lo sport, eh, è diverso. Permette ai detenuti stessi di eh, sperimentarsi sul lavoro, su un lavoro qualificante e, e su un lavoro anche creativo. E quindi da un, da un certo punto di vista il ritorno immediato della, della Mercedes sarebbe il loro stipendio eh, mensile, dall'altra però anche acquisizione di competenze eh, importanti, eh, ci auguriamo un domani in fase di reinserimento nel mercato del lavoro eh, competenze importanti da poter inserire nel loro curriculum eh, per potersi proporre alle varie aziende. È il secondo anno che la sezione soci di Volterra partecipa al progetto Tum-Tum e anche stavolta i volontari hanno deciso di portare un pezzo di città nel carcere. Il carcere è una realtà significativa della nostra città. Inoltre era già in corso una collaborazione con le Scene Galeotte, quindi è stato abbastanza semplice. Mm. Aumentare questa collaborazione eh, spostando il rapporto dalle scene a questa attività sempre improntata alla solidarietà che si svolge e si sviluppa attraverso il Tuntum. Foto coppe, ricordi di un passato anche lontano, perché no, ma in questo caso invece i ricordi, i pensieri, le riflessioni di chi vuole partecipare a questo anno 2016 che fine faranno? Beh, Arno 2016 è un progetto partecipativo, quindi quale modo migliore se non il web per collezionare e valorizzare al meglio tutti i materiali che verranno inviati dagli utenti, soci e non soci. Il sito prevede dei form, dei moduli da compilare attraverso cui foto e ricordi verranno collezionati e poi verranno messi a disposizione tramite delle pagine dedicate di tutta la comunità. Quindi potremo sfogliare foto e ricordi raccolti dal 16 novembre in avanti. Vogliamo ricordarlo il sito? Sì, www.arno2016.it. Siccome si deve navigare Cosa meglio di un fiume come l'arma? Assolutamente, assolutamente. È un sito semplicissimo: tre bottoni di azioni, che cosa potete fare per partecipare, i primi tre. Secondi, tre bottoni: come rimanere aggiornati, quindi news, calendario e eventualmente seguiteci anche sui social, Facebook, Twitter, canale YouTube. Finisce qui la nostra trasmissione, io dall'Arno d'Argento, come ci ricorda una vecchia e famosa canzone, vi saluto e vi ricordo per quanto ci riguarda l'appuntamento tra sette giorni. Ciao a tutti!